Comunque, eravamo ridotti così. Questo era il nostro team attuale. Anna, Umbertone, per Carlo, Aldo, Pippo, Rattatania. Allora, Aldo andrebbe un po' evsato in attacco, ragazzi, se siete d'accordo anche voi. Anche perché ci farà... Nicola, che cazzo è Nicola? Non mi interessa, Nicola, sparisce. Boh, vabbè. Allora, Aldo andrebbe evsato un pochino in attacco. Dov'è che si prendono ottimi di un attacco? Beh, oddio, qua davanti ce ne sono, in realtà. Qua davanti ce ne sono. Facciamo un po' così. A Rattatania che cosa c'ha? Sciarpa seta. E Aldo c'ha condivisore esperienza. E... mettiamo Aldo davanti. Prendiamo il condivisore esperienza, lo diamo a Rattatania. Potenziamo un po' sti Pokémon. Ecco qua. E a lui diamo la Crash Cup. Qua. Perfetto. Morto lo starter? No, l'ho messo nel box perché preferisco Arcanine di Typhlosion. Perché abbiamo perso, ragazzi, piangete. Abbiamo perso Gyarados e quindi non abbiamo più l'Intimidate. Allora ho detto, va, metto Arcanine così almeno un Intimidate ce l'abbiamo, capito? L'idea è quella. Ecco, l'unico Pokémon che ovviamente non posso combattere. Grumping non mi interessa. Io volevo i Growlithe. Medicham, abbiamo visto che non ci dà EV in attacco. Medicham è una chiavica, porca puttana. Ci dà in velocità. Vabbè, gli caccio lo stesso un bel fossico. Fanculo allora. Vabbè, niente, è troppo complicato stare qua. Andiamo da un'altra parte. Mi sa che ci tocca tornare... Vabbè, tanto adesso ci mettiamo poco. Ci tocca tornare di qua, guardate. Purtroppo queste cose vanno fatte, perché sta ROM qua non è facilissima. Non è... Già dovevo stare attento nella... nella ROM normale di Pokémon Smeraldo, figuriamoci qua. Qua che cazzo c'è? Ah no, qua c'era l'attacco speciale, ok. Tocca tornare non nel 104, però relativamente vicini. Di qua. No, però. Qui è Lekid, chissà che cazzo dà. Smochum, beh, sicuramente non danno attacco fisico. Sì, ma quanti se ne trovano? Quanti? Questo ci sta. Ok, qua. Questo che cazzo era? Sei tu, non sei meditato nel bosco petalo? Ah, è quello, quello che è stato napolizzato. Ok. Sì, va bene. La bisbolla, post. Grazie, ciao. Ecco qua. Mettiamo l'accelerazione davanti. Allora, facciamoci anche due conti. Così siamo a... Cari. No, niente. Proprio ha smesso, ragazzi. Ha smesso Super Matteo, piangete. Ascoltiamo anche l'altra. Tanto dobbiamo arrivare a 2.52, siamo a 150. E quando... Fieri, cosa stai facendo? Dopo ve lo spiego. Il pezzo originale. Dove tutto è iniziato. Intanto finisco di contare qua. Merda, mamma mia, non abbiamo killato. Dai. Oh, dove sono i manchi, porca puttana, quando servono?
Metto un attimo in pausa per farvi godere di questo più 17 in attacco. Così. Onesti. Onesti, più 17 in attacco. Cento. Adesso so che diventerò che sei. Super Matteo 2034. Ando del Super Matteo. Super Matteo 2034. Dei Super Matteini. Super Matteo 2034. Ehi, dei Super Matteini. Molto bene, sempre un piacere ascoltare. Bene, comunque abbiamo pressoché finito. Come avete visto, il nostro Aldo ha preso veramente tanto in attacco fisico, è diventato un mostro. Quel più 17 in un livello è stato veramente sexy. In realtà ne mancavano ancora un pochino di questi, ma sti cazzi. Dai, ne faccio giusto così. Siamo sicuri che è maxato in attacco. Beh, comunque... ovviamente questa cosa la spiego tutte le volte, mi funziona l'effort value, però... per i due stronzi che ancora non conoscessero, lo rispiego... in un modo molto molto semplice. In un modo molto molto semplice, ragazzi. Quando voi andate in palestra e fate un sacco di squat, vi crescono le braccia? No. Vi crescono le gambe? Sì, perché state allenando le gambe. In Pokémon è la stessa cosa. Se voi battete un sacco di Pokémon che hanno statistiche alte in attacco, il vostro Pokémon crescerà di più in attacco. Se battete tanti Pokémon che hanno come statistica migliore la velocità, salirete voi stessi di più in velocità. Ogni volta lo spieghi peggio, perché mi stanco. Grazie, oddio, sono dei sub, scusate ragazzi, grazie mille Botti per i 4 mesi, Pitto, grazie ai 2 sub giftati, e dei 3 sub giftati, Born Unlucky, grazie ai 2 mesi. Grazie mille ragazzi. Comunque niente, ho dato il modo per spiegarlo facile, ragazzi. Mi sembrava un modo abbastanza semplice per spiegare, comunque. Prima di Aldo che una mossa... beh, posso insegnargli in realtà roccio tomba. Più che altro perché se dobbiamo andare alla palestra di fuoco c'è Charizard, può far comodo, però, insomma. Puoi spiegarlo facendo esempi con il cibo? No, perché, scusami. Meglio di come l'ho spiegato non c'è niente. Mi sembra averlo spiegato... aspetta. Ah no, ok, siamo appena curati. Sì, salviamo, esatto, che se poi succede qualcosa tocca rifare tutto. Non te ne ho spiegato tutte le mattine? Ma penso di aver trovato il modo migliore per spiegarlo adesso. C'è l'esempio della palestra... non puoi visitare l'infinito, no, no, il massimo è un valore di 250... diciamo, arrotolina, 252 per statistica. Però totale 510. Quindi magari uno sweeper, uno che vuoi... non so, tipo Ductro, che lo vuoi veloce attaccante, non lo vuoi ovviamente tanky. No, 252. In realtà al massimo è 255, però quei 3 punti in più sono buttati, quindi 252. Di fatto. Su Ductro vuoi che picchia, non ti interessa che sia tank. Tanto poi non tanca, non c'ha PS, non c'ha difesa, fa schifo al cazzo Ductro in difesa, capito? Quindi vuoi che picchi, allora boom, ci butti tutto su attacco fisico. Bertona troppo forte comunque. Allora,
Ora la crisi K riprendiamo. Come si è messi a oggetti qua? Nessuno. Rapido artigli, fortunuovo. Ok. Andiamoci a distroma questo. Stiamo un bel moneta mule. Ah no, c'è bella sciarpa seta. La sabbia soffice, scusate. Sciarpa seta diamo a lui. Ecco qua. Ok, nel caso in cui dovessimo ficcarcelo, ci buttiamo questo. Ok, io non ho minima idea di a che livello siano questi tizi. Mo' lo scopriamo. Grazie Lexino per i 4 mesi, grazie Conte Deborah per i 7. Molto gentili, ragazzi. Ok, vogliamo fare questa entrata? Ah, questi è vero che non... questi combattono tra loro. C'hanno tutti i Pucena, ovviamente. Io ho molta paura di Pokémon che posso trovarmi. Scopriamolo. Se ci fosse più terraferma potrei avere una casa grande tutta per me. La costruirei sulla lava indurita. Vabbè, non fa una piega, ragazzi. Cheat abitanti di Pompei. Charmeleon. Si becca fossa nei denti. Ah, cazzo, le animazioni devo rimettere, è vero. Mo le rimetto. Tic. Sparito. Pov, sei italiano. Allora. Prossimo. Vediamo un po' che cazzo c'ha questo. Crobat, aia. Eh sì, o gli do roccia tomba ad Aldo oppure non potrà mai fare nulla contro i tipi volante. C'ha lacerazione, però secondo me non è che faccia granché. Provo a tirarglielo lo stesso. Tanto Crobat c'ha mosse volanti, mosse veleno, quindi... vabbè, proviamoci lo stesso, abbiamo un bel lacerazione. Eh sì. Non è stata una buona idea. Non è stata... allora Aldo, semicritti, va bene. Aia. Aldo! Aldo, no, ho perso l'inizio live solo per potenziarti, Aldo. Ma perché? Ma lo squadro, oddio santo. Aldo, Aldo! Lacerazione, critta, quant'è? 12% tipo? Vai, Aldo! Ok, c'è una possibilità, Aldo. Abbiamo una possibilità, Aldo. 50-50, Aldo. Aldo, dobbiamo andare a casa. Aldo, c'è la peperonata che ti aspetta, Aldo. Aldo, non ti ammazzare, per favore, Aldo. Bravo, Aldo. Il potere della peperonata. Salva il nostro Aldo, attenzione. Aldo salvato dalla peperonata. Aldo salvato dalla peperonata. Mamma mia. Aldo era in quella posizione, non posso né scendere né salire, Ce l'ha fatta, però. Ah... diamo subito roccio tomba a sto Pokémon, così almeno può dire la sua. Onda shock fossa. Una nuova notifica. Le cose posso dare a roccio tomba. Ok, anche su Umbertone era tanta roba roccio tomba, però oh. Via fango sberla. Abbiamo tutti sudato, sì. Grazie a ecco Aldo Mala, grazie Aldo per il sub. Grazie mille Aldo. Allora, questo qua potrebbe avere dei Pokémon molto forti, perché vedo che qua i livelli si stanno alzando. Oltretutto noi dovremmo un po' livellarli questi. Sapete che vi dico, torniamo un attimo giù a livellare. Purtroppo allora le caramelle rare, come ho detto, non le posso usare. Ok? Non le posso usare finché non sono davanti al capo palestra. Quindi l'unica cosa che posso fare è livellare a mano, purtroppo. Lo so, non si può fare più di questo, purtroppo. Io direi, chi livelliamo qua? Condivisore esperienza non c'è nessuno. Livelliamo un attimo Piercarlo. Con un bel condivisore esperienza, ecco qua. A Umbertona diamo il fortunuovo.
Ecco qua. E ti piace più il dolce o il salato? Un poco il dolce, perché... Chi cazzo è Gemma? Chi cazzo è Gemma? In onore di Aldo e alla CPU che prostituta. Ti ha graziato. Ok. Oh, Ballistic più 6 in PS Max. Attacco più 5. Buono, buono. A me sto psiconda che fa tutto sto danno non piace tantissimo, eh. Non mi piace tantissimo. Cioè, psiconda non fa tanto danno come mossa. Però, considerando che noi attacchiamo sempre per secondo, non è bellissimo. Va detto. Andiamo un attimo a curarci, poi torniamo lì. Le boss fight sono stile palestra, potresti anche usarle senza sentire che colpa. Sì, però non so a che livello sono. Non so a che livello sono, quindi non importa. Effettivamente potevo considerarli, però non ci ho guardato e non ho voglia di andarli a cercare adesso, quindi sti cazzi, raga. Ma come? Ma come non si scappa? Perché essere tutto così fottutamente difficile? Ok. È pericolosissimo allenarsi qua, è pericolosissimo. Andiamo a allenarci da un'altra parte, cosa vi devo dire? Io potrei anche allenarmi qua sotto, l'unico problema è che se mi alleno qua sotto, becco un sacco di voi un attacco speciale. Anche se ormai dovrebbe essere... Ormai dovremmo essere belli kevsati, sinceramente, quindi sti cazzi. Ok. Ok, dovremmo essere belli kevsati. Bravo Piercarlo. LOL Diglett. Ok, no. Già stiamo prendendo il cazzo, ragazzi. Dunque non ha senso la lotta... no, non ha senso. Ma stavamo dicendo prima. Forse qua sotto si riesce a livellare un po' bene. Cioè, se, e con bene intendo senza rischiare la vita. È quello che intendo, eh. Ok. Accettabile. Ok, qua ci sta, ragazzi. Qua ci sta. Mi piace questo posto per livellare. Ma come non l'ho ucciso? Ma dai. Vabbè. Troppo tank sta gente. Ok, mo li ammazzo tutti. Mo li ammazzo sicuramente tutti. Mi si è attivato Guts. Eh no. Non va bene così. Ok. Attacco rapido in questa gen ha la stessa priority di Fake Out. Anche questo fa molto ridere. Ok, Bertone al 40. Pancia in buro? Ragazzi, devo dire che da un lato sono tentato, dall'altro penso che sia un suicidio dare in Nuzlocke pancia in buro. Piuttosto tengo gran fisico, mi dispiace. Troppo rischioso. Nuzlocke un po' ambiguo, sì, assolutamente. Trovo anch'io così. Trovo che sia molto ambiguo. Vabbè. Fortunato l'ho trovato. Sopra i 100 commenciali danno in questa Chrome. Tipo all'inizio te lo danno. Giustamente perché dicono... I livelli salgono tanto, quindi... Fanno salire. Come anche moneta amuleto che fa più soldi, no? Allora, qua Umbertona sta prendendo un po' troppe pizze. Facciamo che... Ecco qua. Poi diamo un bel Fortunovo a questo e a Umbertona gli diamo il condiviso esperienza. Ecco, così facciamo un po' cambio, altrimenti qua è dura, eh. Palle sto attacco rapido. Ecco qua, almeno livelliamo un po'. Un paio di livelli fanno già la differenza. Guardate le belle stazze che c'ha il nostro Piercarlo. Veramente un signor Pokémon. Stiamo dando anche Ebz in velocità.
Non Umbertona, perché tanto ormai penso che Umbertona più di così non possa essere. Abbiamo poco che abbiamo usato di più. Quindi ormai sarà bello che full. Piercarlo è forte, Piercarlo è fortissimo. Penso che Piercarlo e Umbertona attualmente siano i due Pokémon più forti che ho, mani basse proprio. Sì, per forza, anche perché gli altri fanno abbastanza schifo, devo essere sincero. Poi lasciate stare che potevo uscirmi un Beldum dalla grotta, ma non dirò nulla. È che Beldum ha il catch rate di un leggendario, quindi sarebbe stato comunque molto faticoso. Ho trovato Umbertona nel dove sto a Makuhita normalmente, non è stato editato, nella grotta Bluruvia. Trova anche nel gioco originale lì, quindi proprio no problema. Allora. Vai, questi sono i livelli massimi con cui posso livellare, perché già contro Sol Rock capite che è un problema. Ecco, ovviamente statico, e beh certo, adesso sto usando rotafuoco, quindi si becca statico, giusto. Sì, oltretutto Beldum ha solo riduttore, quindi si ammazza anche. A proposito, sapete cosa mi è venuto in mente? Che dovremmo utilizzare il nuovo Misdreavus, che non mi ricordo come abbiamo chiamato. Ok, come ha messo Umbertona di Exp? Ancora ne ha. Vai, però Aldo vedo che sta livellando, quindi mettiamo Aldo. Gli altri come stanno messi? Ok, Umbertona, dammi qua. Pippo, tieni condiviso l'esperienza. Così. Ok, Aldo al 41. Altri 5 d'attacco, che male non fanno. Roccio tomba. Ottima mossa per missare tutto. Sempre ottimo missare con roccio tomba, ragazzi. Tic. 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 Oh, com'è facile. Tutti sti Pokémon elettro. Vai, Pippo al 44. Let's go, Pippo. Sì, giustamente non si evolve così. Ma allora scopriremo se e come si evolve. Allora. Mettiamo un letto dove l'ho preso. Sempre sopra il centro Pokémon. Allora. Guardate qua. Ci sarebbe... Ah, questo. Via. Abbiamo Giuditta! Giuditta molto buono. Cioè, il Pokémon in sé non è molto buono. Giuditta però aiuta. Però per adesso non lo terrei. Non la terrei, Giuditta. Non ce l'ho la Squadrago, ragazzi. Rattatania comunque sta arrivando alla fine del corso, eh. Cioè, ormai il 37 ha fatto il suo. Quando muore Rattatania mettiamo dentro Giuditta. Equipaggiato a livello 50 con la Squamadrago. Ah, ok. Va bene. Ah, se la troviamo ci proviamo. Purtroppo quei creatori della Chrome non hanno specificato. Dico soltanto che abbiamo tolto le evoluzioni dai miei sambi. Fine. Visto l'acqua, Pippo, ragazzi. Cosa mi tocca vedere? Va bene, va bene. Direi che possiamo andare così, tutto sommato. Rapid artigli, lo diamo a Umbertona. Come siamo messi a Pokémon, fammi vedere. C'è il fortuno su Piercarlo. Io su Piercarlo a sto punto gli darei, se diamogli la distro a Roma. E a Pippo gli diamo un moneta amuleto, nel caso esse entrare, così ci fa fare un po' di soldi. Non penso si evolva con le... Oddio. Oddio, è vero, però effettivamente hanno detto... No, ma qua sarà Squamandrago livello 50, ci sta. Però tipo... Effettivamente hanno detto che alcune evoluzioni 3D scambio le ha messe tramite pietre evolutive. Poi vallo a capire, cioè possiamo... 84... Ah, sì, c'ho un sacco di soldi. Facciamo così. Questa già ce l'ho. Ah, io non penso niente si evolva così, però
No, infatti. No, no, va, vabbè, questa ti ha per Nuzleaf, anche se sentito il verso. Ok, facciamo così. Andiamo. Andiamo. Poi non so dove si trovi la scoma drago qua, sinceramente. Si trovi nei fondali oppure catturando qualche Pokémon, boh. Tutto è possibile. Allora, è tempo di fare un poco di boss fight. Siete pronti? Teniamo davanti Aldo. Si strofina. Visto che spesso hanno Pokémon fuoco questi. Grazie Matte per il Prime. Grazie Blue Dragon per i 9. Grazie mille ragazzi dei sub. Siete pronti? Questo dovrebbe essere parecchio forte. Intanto, beh, salvo. Perché siamo... abbiamo fatto un po' di progressi. Questo dovrebbe essere bello forte. Infatti, strana serietà. Il meteorite proveniente dalle cascate meteore è già stato consegnato al capo. Ok. 4 Pokémon. Kamerupt. Allora. Bisogna farsi due conti. Ah, cazzo, però Kamerupt può usare terremoto, quindi non, se uso fossa mi suicido. E... se uso fossa mi suicido, ragazzi. Perché se uso fossa e quello mi fa terremoto magnitudo, sono morto perché mi raddoppia il danno. Usiamo magnitudo. Va bene, dai. È un 70. Kamerupt non è tanto tankoso. E infatti, sparisce alla, alla velocità della luce. Molto bene. Molto bene. Typhlosion. Contro lui invece Fossa lo si potrebbe usare. Sapete perché? Perché Fossa fa 80 di danno. Perché è stato aggiornato il danno alla quinta gen. Magnitudo 7 fa 70. Statisticamente... Fossa potrebbe essere meglio. Proviamo un po' Fossa. Così doggiamo anche un'abilità. Vediamo un po' che c'ha. Questo ragazzo. Muro di fumo. Ok. Molto fastidioso. Dando... Aldo, mostraci il tuo danno. Bravo Aldo! Porca troia, il danno della peperonata. Ottimo. Aia! Qua però ci intimida questo ragazzo, eh. Arcanine ci intimida. Il nostro attacco è sceso. Potrebbe stare a ficcarci un pippo. Topi morti. Pippo, ragazzi, è una pippa. Mettiamola così. Pippo è veramente una pippa. Anna è meglio, sì. Pippo più che altro è la moneta amuleto, ma sti cazzi. Ah no, ce l'ha anche Anna. Ok. C'è caso che Aldo riesca a farcela non con un colpo sicuro, due, però troppo rischioso, metto Anna. Perché Aldo non tanca un cazzo, Arcanine potrebbe già avere fuoco bomba. Beh. Vabbè, vabbè, non importa. Morso, lui ci morde. E noi non tentenniamo però. Ottimo, va bene. Non flinciare, no flinch, no flinch. Nice. Bravissima Anna, bravissima. Aldo al 42. Machamp, abbiamo qualcosa per Machamp? No. Abbiamo il cazzo che prendiamo noi. Beh, metto Piercarlo con l'intimida. Qua sarebbe servita Giuditta. Questo ci fa capire che Giuditta può servire. Può sempre servire. Sottomissione, va bene. Allora, io ho molta paura, ragazzi, fare lanciafiamme. Perché se lo brucio... questo mi sciotta, perché c'ha Guts. Se lo brucio mi sciotta. Ho molta paura di fare lanciafiamme. Potrei metterci un Bertona. Vai un Bertona. Oggi affronta la Lega? Sì, sì, siamo alla quarta palestra.
Si affronta scolente la Lega. Almeno uno non shotta mai. Però Guts mi fa paura. Mettiamola così. Tanto si becca un bel fake out nei denti. Zacchete. Oddio che danni. L'ha sentito. Direi che l'ha sentito. E allora beccati vita al tiro. Poi missa pure questo. Ok. Raga, però questo non era neanche il boss. Questo non è neanche il boss. Tengono poco di paura. Non era neanche il boss. Male. Il cap di Max era 44, ok. No, con Umbertona non si sbaglia mai, questo è assolutamente vero. Però... Beh, intanto curiamoci al volo. Devo dire, è bello difficile. Noi abbiamo sempre Rattatania che attualmente è alla... È effettivamente una vittima sacrificale, che però non è male Rattatania, solo che, insomma, non penso che duri più di tanto. Facciamo che proviamo ad allenare un pochino sti Pokémon ancora un po'. Continuiamo ad allenare un pochino i Pokémon, va. Anche se effettivamente sarebbe meglio portare un level cap, ora che ci penso. Però verrei meno alla promessa, ovvero utilizzare le caramelle rare soltanto davanti al capo palestra. Io mantengo le mie promesse. Fa un po' schifo sto team, lo so, purtroppo è vero. Molti Pokémon buoni mi sono già morti. Molti Pokémon buoni mi sono purtroppo già morti. Tipo Gyarados. Basta, non è che ce ne fossero tanti altri di buoni. Tentacruel. Sì, Tentacruel. Sì. Quindi di fatto ne abbiamo persi. Però vabbè, c'è un po' più di sfida così. C'è un po' più di sfida così. Ho 6 morti, quindi insomma. Da qualche parte sono pur morti, Rattatania sta salendo di livello. Forza, Rattatania, forza. Ok. Facciamo salire sta gente qua. Almeno un livellino a testa ci può fare la differenza. Almeno un livellino a testa ci farebbe comodo qua. Vabbè, statico ti pareva. Rattatania al 38. Beh. Diciamo che se morisse non ci dispiacerebbe. Però peccato, perché è stato il primo Pokémon che abbiamo catturato, Rattatania. Quindi, nonostante tutto, ci sono un po' legato. Per Carlo al 43. Very good. Ok. Sciacquolo è buono. Ok, grazie per avermelo detto. Ah! Ragazzi, lo so. Usacch. Facciamo così. Continuiamo un po' gli allenamenti, però continuiamoli di qua. Qua ci diamo un altro fortu nuovo. Tanto non abbiamo di tempo per arrivare al capo palestra, non abbiamo fretta. Perché se perdiamo altri Pokémon acqua da Max è un problema. Se perdiamo Rattatania, ok. Lo accettiamo. Gli altri preferirei non perderli, sinceramente. Perché ci servono. Ok. Però anche Rattatania la livelliamo perché comunque ci serve, ci fa comodo. Livellare Rattatania. Oh, vedo che Anna sale abbastanza in fretta. Vabbè che siamo contro Pokémon più forti, quindi ci sta. Quindi ci sta. Tic. Tic. Molto bene.
Chissà poi che Pokémon c'ha Max qui. Vabbè, lo scopriremo dopo. È il bello di farlo blind run, direi. Oddio, se tanca questo. Ovviamente. Va bene. Come mai hai scelto di non usare il condivisore esperienza? Anna riceve punti esperienza. Rattatani riceve punti esperienza. Come è possibile? Quale strumento maledetto potrà mai creare questa situazione incredibile? Rick il cap. Ah, vabbè, ma il cap di Max. Allora, se vogliamo considerarlo boss, allora, con i suoi esperienti di sesta gen. Ah, certo, sicuramente. Allora, e lo disse tutto il team Like Founder, che siamo nel 2020 qua. Qua eravamo nel 2005, altro che buona grazia che te ne davano uno. Comunque ragazzi, allora, possiamo fare, scegliamo insieme, ok? Scegliamo insieme. Se lo vogliamo considerare alla pari del capo palestra, quindi con level cap, allora possiamo portare i Pokémon al 44 con le caramelle rare. Altrimenti, se non lo consideriamo così, non devo stare dietro al level cap. Anna può stare al 45, 46, però non posso usare caramelle rare. Vogliamo fare un sondaggio? Il signor Calna può fare un sondaggio? Se considerare Max e Ivan alla pari di un capo palestra oppure no? Sondaggio. Punto esclamativo sfida Riasidium, c'è anche il link per scaricare. Facciamo il adesso arriverà il sondaggio in chat, potrete direttamente votare. Se considerare la pari di un capo palestra oppure no? Io l'unica cosa è che in caso l'esito fosse sì, dovrei guardarmi i level cap che ci sono, perché io non lo so, non li ho guardati. Vediamo un po', sì o no, sì o no. Attenzione, combattuta, Combattuta. 55-45. Ok. Vabbè, qua. Ok. Sta vincendo il sim, ma non di tanto. 56-44. Dove trovi level cap di Svelando perfetto? Ho guardato una run su YouTube, letteralmente. Ok, sembra che vinca il sì e quindi porteremo a level cap. Sì vuol dire no? Non so, cioè in italiano sì vuol dire sì. Di solito level cap si va per i capi palestra, non i rivali. Lo so, però nel senso, non è una regola ufficiale. Uno può fare quello che vuole. Io ho fatto decidere al popolo e di conseguenza i miei spettatori sono 200 votano, è che molti sono pigri. Li capisco, anch'io quando tipo per sbaglio ho altre live aperte e qualcuno fa un sondaggio non voto, cazzo me ne. Però se uno ci tiene alla run e vuole ovviamente la sua, è giusto che voti. Se uno dice, vabbè, molti che non votano magari dicono a me non frega un cazzo, io voglio godermi la run, cazzo me ne, del level cap, capito? Cioè sapere che Fierica e Pokémon al 44 e al 45 non mi cambia nulla, quindi ci sta che uno non voti. Ok, quindi level cap 44. È stato decretato 44. Io nel dubbio salvo prima, così poi se succede qualcosa siamo qua. E 44 tutti. Altrimenti level cap sarebbe stato 52. Volendo avrei potuto portare tutti i Pokémon tipo al 50. Però non con le caramelle rare. Super Zanna. Allora, Super Zanna può aiutare, sapete? Super Zanna può aiutare. Io togliere attacco rapido. Super Zanna fa sempre il 50% della vita attuale. Magari contro alcuni Pokémon può aiutare a far scendere gli HP. Tanto con la velocità che ha non penso serva attacco rapido. Ok, ci siamo. Ci siamo. Guardiamo il moneta amuleto.
Gli altri cosa c'hanno? Sabbia soffice, rapide artigli. A questo diamo la sciarpa seta. A questo diamo la distro aroma. E a Pippo diamo un cazzo di niente, anzi diamo una bacca arancia, to. La testa bacca arancia, 10 HP. Anche per le catture buono Super Zanna, verissimo. Ok, si vola. E andiamo! L'energia con tutta il meteorite, amplificando la sua energia con questa macchina, attività vulcanica del Monte Camino aumenterà esponenzialmente. L'energia del cratere farà sempre più intensa. E fu fu fu. Eh? Ma tu chi sei? Ho sentito Ivan lamentarsi un allenatore che in tenera età che voleva intralciare i piani del team Hydro. Si riferì a te, credo. Così vuoi intrometterti anche a fare il team Magma? Ascoltami bene, tempo fa tutti gli esseri vivevano e spumavano sulla Terra. Cazzo dici? C'è sempre stato l'oceano. Non dire stronzate, Max. Ma infatti, perché me lo stai raccontando? La lezione di scienze. Ok. PG8! Attenzione, signori, che start incredibile. Beh, però assolutamente non abbiamo nessuna risposta al tipo volante, quindi ci accontenteremo di Anna. Sa perché non Pidgeot? Cioè, sta cosa non la capisco, ma vabbè. Scelta dei creatori. Rocciotomba di Aldo, ma perché? Secondo te sto pure a cambiare Pokémon per un Pidgeot? Usa doccia scudo. No, no, non serve. Non contro Pidgeot, sicuramente. Se devo usare doccia scudo, usa doppio. Ok. Fai il glitch con Kyogre, scritto così. No, non faccio il glitch con Kyogre, qualsiasi cosa voglia dire. Attenzione, ragazzi. Attenzione, ragazzi. Cosa sta succedendo qui? Io non ho nessuno che mi tanchi sto coso. Divinazione però usa. Non gli togliamo un cazzo, purtroppo. Alla Kazam è brutto, perché i nostri attaccanti fisici sono principalmente lotta. No, in realtà c'è Aldo, però Aldo viene scopato appena lo metto. Forse la cosa migliore è mettere Rattatania qua, sapete? Divinazione dovrebbe attaccare il turno dopo, non questo. Quindi metto, sì, Umbertona, così me la faccio massacrare da uno psichico. Eccolo qua. Se Rattatania lo tanca, ottimo crit, grazie. Ovviamente lì lo avremo tankato HP rossi. Iper Zanna alla Kazam sarebbe morto e non avremmo avuto nessun problema. E invece tiriamo Fossa. Allora, non so se Fossa doggia divinazione, sinceramente. Porco. Vabbè, ci sta in realtà, va benissimo. Nice, perfetto. Aldo, signori. Aldo, signori. Camerupt. Beh, stesso discorso di prima. Non useremo Fossa contro di lui. Nice! Il Tetamoto! Fun fact. Magnitudo 9 è più forte di terremoto. Lo sapevate questo? Ok, abbiamo la mossa pure per lui, ma bisogna stare attenti. Bisogna stare comunque attenti. Perché? Perché noi
Potremmo missare l'orcia tomba a 80. A 80 di precisione. Poi potenze diventano a 200. Perché... sì, diventano a 200 come potenza, perché 4 per... Se missiamo... muore Aldo. Cioè, è fattuale. È fattuale, Aldo ci muore. Oddio, ci muore. Dipende sempre dalla mossa di Charizard, perché abbiamo visto delle gastronerie atomiche. Magari fa attacco d'ala, anche se con 55 di difesa forse moriamo anche da attacco d'ala. Non lo so, non credo moriamo da attacco d'ala, però... cosa potrebbe fare? Non lo so. Sicuramente se itta con una 200 lo ammazziamo Charizard, secondo me. Sono quasi sicuro che lo ammazziamo. Però ho paura che missi. Morto. Qua c'è sempre un Bertona. Allora, io direi... noi in realtà abbiamo ancora Anna. Anna come messa di HP, Anna? 119, non è poco. Abbiamo Pippo, soltanto che Pippo è una pippa, cioè, ma proprio nel vero senso della parola, 54 di difesa speciale, cioè una merda atomica. Il problema è che Pippo c'ha la pistola acqua. Ragazzi, rischiamo con Aldo. Rischiamo con Aldo. Che poi non è detto che muoia, però se ha fuoco bomba moriamo, quello è sicuro. Se ha fuoco bomba moriamo. Ragazzi, ho però paura di rischiare con Aldo. D'altro canto, se si swappano un po' con acqua di more, boh. 80%, ragazzi. Rischiamo. Rischiamo! Vai Aldo, la peperonata non l'ha appesantito. Come? Oddio, questa è brutta. Questa è brutta. Ok, ok, va bene, va bene. Questa va bene, questa va bene. Questa va bene. Ok, ok, tranquilli raga, tranquilli. Questo in realtà va bene. Come si è messo a velocità da queste parti? 94 Pippo. Penso che Charizard sia comunque più veloce. Se no, abbiamo abbiamo un Bertona. 54 di difesa speciale, un Bertona. Purtroppo non ha Thick Fat. È meno uno di velocità, è vero, è vero. È meno uno di velocità. È a meno uno di velocità. Vai, Pippo. Ah, potrebbe curarlo, oltretutto. Vero? Super pozione però è poco. Però è poco anche pistolacqua. Va detto. È poco anche pistolacqua. Ma magari fa quello, fa il poco che basta. Come si può del resto fare qualcosa con pistolacqua? Avete ragione anche voi. Ma attenzione! Conoscendo la CPU, potrebbe curare di nuovo. E invece no. Però è un lanciafiamme, non è un fuoco bomba. E Pippo, anche se è una pippa in difesa, lo tanca. Lo tanca. Vedendo il danno avrebbe tankato anche fuoco bomba con tipo 4 HP. Ma va bene così. Pippo è da ifsare, Pippo è già ifsato. Pensate non lo fosse. No, proprio Sidra fa proprio schifo come Pokémon. Che cosa? Io, Max, sono stato preso alla sprovvista. Ragazzi, purtroppo... è impallato il mouse, no, ok. Mi dispiace dirlo, abbiamo perso. Rattatania, il Pokémon che era con noi dalla prima cattura. Addio Rattatania. Hai servito con onore questa run. Rubiamolo nel dubbio. Oh, questo è mio adesso. Addio Rattatania. Addio Rattatania. Ti abbiamo voluto bene. Andiamo subito a depositare Rattatania. Ok. Di qua. Tuturu turu turu tu. Mm.
Mi ricordo quando ho catturato Digimon con le carte trappola di Ash Ketchum. Va bene. Giusto. Addio Rattatania. Ti abbiamo voluto molto molto bene. Grazie per essere rimasto con noi, Rattatania. Grazie mille. Addio. Addio! Ragazzi, anche Rattatania è andato in cielo. Questo non ti servirà più, Rattatania. Quanti morti. Quanti morti, ragazze. Troppi. Quasi più morti che i vivi. Allora. Giuditta. Is this the time for Giuditta? O addirittura Patrick, però... Allora, ci sta a tenere tre Pokémon acqua in team, però vorrei farlo dopo, non adesso. Adesso non serve. Adesso potremmo effettivamente... Se no c'è Fausto, potremmo rimettere Fausto, però... Potremmo riportarci Fausto con noi nel frattempo. Giuditta va Ipsata e... Patrick sì, ci usiamo Rapietra, anche se purtroppo Psichico non ce l'ha, ma magari non servirà tanto. No, ci prendiamo Fausto, ragazzi, e poi lo cambiamo. Fausto, ma con che pietra si vuole Fausto? No, se evolverà per livello, fidatevi. Oltretutto, portiamo anche lui al 44. Sottomissione non mi piace tantissimo come mosse. Cioè, i danni ok, però faccio a meno di massacrarmi. Ok. Contro i Pokémon acqua non hai mosse forti? No, non le ho purtroppo. Purtroppo non le possiedo. Avremmo questo, però... Allora, il problema di Nuzleaf è uno. Senti, ascoltate bene. Immaginatevi metterlo in campo e tutte le volte sentire sto suono. Pensate che bello. In realtà Nuzleaf è pure buono, eh. In realtà... Ah, giustamente, se si evolve, però aspetta, fammi vedere se impara qualche mossa Nuzleaf. Prima di evolverlo. Perché quando lo si evolve con la pietra, poi non impara più un cazzo. No. Ventagliente, bullo, extra senso. No. Non impara un cazzo. L'unica cosa che impara è semitraglia, cioè gli possiamo dare semitraglia, ragazzi, se volete. O semitraglia, sì. O semitraglia, possiamo dargli semitraglia, vogliamo fare... Beh, però semitraglia in realtà non è male in questa ROM, perché l'hanno cambiata semitraglia qua, eh. Però non abbiamo altri Pokémon erba, quindi potremmo effettivamente dare semitraglia. Boh. Anche per il tipo psico, dai, facciamo così. Tanto al massimo... Semitraglia qua, hai detto, una 25, cioè 25 ogni botta. Arriva fino a 125, forte. Grazie. Allora, evolviamolo e speriamo che la smetta... E speriamo che... Shiftry... No, sbagliato. Speriamo che Shiftry abbia un suono più accettabile. Devo anche ritirare un po' di caramelle. Allora. È l'unica... Ma... Forse ce l'ho già nello zaino. Ci abbiamo anche Miracle Seme, buono. No, non ce l'ho. Ok. Non impara un cazzo, l'ho visto le mosse. Lunare, su Foca, idrica, foglia qua. Ok. Vai. E su. Mi mancava solo la pietra foglia, pensate un po' voi. Ok. Oh, buono.
Buono. Sì, vendiamo la pepita, va bene. Le. Very good. Allora, Teresa, intanto portiamolo level cap al 44. Mm-hmm, sì, Valkyrie, esatto. Proprio per quello. Nel frattempo l'ho già comprate tutte. Ok. Sarebbe Devstar un pochino, però pure Devstarla qua perché ci stanno i Magmar. Ci stanno i Magmar. Sarebbe Devstarli con qualcun altro che ha bisogno di attacco speciale. Sembra che un pochino ce l'abbia ancora quel suono merdoso, sinceramente. Taglio furia, ma ci impulisco il culo con taglio furia. Ma che mossa di merda è? Ma fa schifo taglio furia. Ok. Allora, sarà un po' di Super Matteo di nuovo. Aldo non serve starlo adesso, sicuramente. Allora, Staryu, fammi un attimo controllare qua. Staryu, vediamo che mosse impara prima di andare ad evolvere. Idropompa al 46, molto bene. Quindi Staryu andrà portato al 46. Adesso lo portiamo al 44, che è il level cap attuale. Ovviamente. Dopodiché lo mettiamo davanti. Strumento dai, gli diamo la cresci K. Anche se sono un po'... sono un po' titubante perché è uno Staryu, quindi bisogna stare un po' attenti, ragazzi. Acqua è speciale, speciale. La palestra la fai oggi? Un'ora di tempo la possiamo fare oggi, sì. Allora, devo stare attento ai Magneton, però. Vediamo un po' cosa succede qua. Ok. Patrick è già più forte di Pippo in tutto ciò. Ci servono gli HP attualmente? Ma gli HP fanno comodo, sì. Nazlo fanno sempre comodo gli HP. Ah, attacca prima lui, male. Contro i Magneton dobbiamo ovviamente switchare. Contro i Magneton bisogna assolutamente switchare. Ok. Allora, devo stare più attento con Patrick a Devsarlo perché... ok, qua si switcha. Mettiamo Piercarlo. E Piercarlo fa la kill. Ok. Come passati fa rimanere con un HP? Cioè, intendi abilità? No, no. C'è una mossa, non un'abilità. La mossa si chiama falso finale. Smog, ok. Ate Teresa, più 6 HP, più 6 attacco speciale, mi piace. Mi piace Teresa. Andiamo a curarci subito. Che senso avrebbe quell'abilità? Ma infatti, pensate che bello un Pokémon con un'abilità che non uccide l'avversario. Perché è tutto così veloce? Perché non ho voglia di far durare questa serie 2 mesi e mezzo dove alleniamo i Pokémon tutto il tempo. Di base per quello. Ok. Ci facciamo un sacco di HP, ragazzi. Stiamo sendo soltanto i Loudred. Chi siamo noi per rifiutare questi preziosi HP? Però se uscissero anche un po' di... ok, un po' di attacco speciale, ecco qua. Ok. Qua si sta attenti, si swappa. Ok, molto bene. Sì, ci facciamo un botto di HP, va bene. Ok. Al 46 poi potremo anche evolverlo, Patrick, eh. Stare quando si evolve, con la pietra idrica. Però prima lo portiamo al 46 che impara idropompa. Tipo qui ragazzi c'è la PlayStation. Si porta al 46 per idropompa. Merda, è caduto tutto. Gli EV si trasmettono con i codici di esperienza? Sì, tutti quelli che prendono esperienza durante la battaglia ricevono gli EV. Grazie Fritz per i 4 mesi. È successo qualcosa, abbiamo perso Rattatania per un crit di psichico di Arakazam. Però, cioè, lo sapevamo che tanto era sacrificabile, quindi va bene così in realtà.
era sacrificabile, quindi ci sta. Cioè, sono dispiaciuto perché è stato il primo, la prima cattura, Ratatania, però... Usa le caramelle rare. Ok, sì, però adesso devo evsare prima. Caramelle rare si usano dopo. E noi a sta parte... Mauro, ma non sto livellando il Pokémon. Lo sto evsando. Sto facendo prendere l'F for value in attacco speciale e in PS. Quindi sarà più forte poi, quando saremo al capo palestra. Boom, più 9 PS, più 9 attacco speciale. Ok. Very nice. Ci potremo comprare psichico dopo, oltretutto, sapete? Cioè, non lo sto facendo per livellare quant'altro, lo sto facendo... Poi, ovviamente, si livella anche nel frattempo. Però lo sto facendo solo e esclusivamente per prendere l'effort value e potenziare PS attacco speciale. E purtroppo è una cosa che non puoi fare in altri modi. O meglio, puoi farle con le proteine, ma costano 10.000 l'uno, quindi... Un po' un problema. Guardate anche Teresa sta evsando bene, ottimo, ottimo. Vabbè, stanno diventando max PS, ragazzi, comunque. Io non volevo picchiare tutti sti Loudred, ma a quanto pare saremo max PS. Porca troia, che danno che fa questo. Gli EV si smette di prendere quando si arriva a 510 totali. È il massimo in cui prende 510. Cos'è smando? Perfetto. Punto esclamativo sfida. Considerando che ogni Loudred che, che batto mi dà... 2 per 2 visto che ho la Cresci K, che è un oggetto che raddoppia gli effort value, quindi mi dà 4 in PS. Solo che io non volevo tutti sti Lauder, io volevo un po' di Magmar e Girafarig, perché volevo anche attacco speciale. Basta Loudred, che cazzo. Vabbè, ma allora che cazzo. Cioè, non è che a me diverte evsare, però vedendo il gioco preferisco fare così che perdere la sfida soltanto perché tanto noiosa sta parte. Cioè, perfettamente d'accordo, sia chiaro, Devo comprare un po' di antidoti che qua... Oh, fanculo, sti Loudred davvero. Vabbè, allora si strunze. Andiamo a curarci, va. Chi è morto? Ratatania. Dai, tanto... Allora, considerando che... Ok, devo prendere più antidoto qua, che ho già capito. Considerando che comunque sono tutti Pokémon che danno 2 V, ci metto la metà, perché così sono 4. È un attimo arrivare a 510. Hai antidoti, please? Ok. Fanculo, compriamoli. Ah, ci compriamo anche psichico adesso, Ci compriamo anche psichico. Ah no, aspetta, psichico non la danno qua, vero? Tanto ci vuole la tarantella che ci rompe i timpani. Sì, c'è psichico, ok. 3.500, compriamolo. Una bella tarantellona. E 3.500. Boom, abbiamo speso altre 70k. MT29. Boom. Una bella bambola trico, ragazzi. Chi non la vorrebbe una bambola trico? Ok. Comunque tra un po' finito, cioè non ne so ancora per tanto, tranquilli. Tanto siamo max PS ormai, sicuro. Dai, facciamo così. Basta Loudred, adesso prendiamo tutto attacco speciale e poi andiamo. Diciamo che il gioco però si sta impegnando a rompere i coglioni. Bella, Fieri, che sono tornato. Oh, basta! E cazzo, solo dei Loudred. C'è ancora la Gravus fra i suoni, certo, è il Rip Timpani. Solo che la gente è povera e non lo chiede. Forse è meglio, però. Sono Rosita, è la gallina di Banderas. Ok, ci siamo. Vediamo l'attacco speciale PS. Più 6, più 10. Ah, sicuramente dovremmo farne ancora un po'. Oh, ecco idropompa. Ok. Eccolo, l'idropompa. Oh, yes, ma sì, dai, altre 2 per il meme. No, basta. Pietra idrica, non ce l'abbiamo qua.
L'orgasmo c'è, ma c'è sempre, solo che sono è tantissimo tempo che nessuno lo richiede. Il che va bene, direi. Pietra idrica. E si va con l'evoluzione, ragazzi. Vai, Patrick. Grazie mille, Gabri, Fraus, Favrus, grazie ai quattro. Fritz, grazie anche a te. Muscolo carente che senti di avere? Muscolo carente che sento di avere. Sai che non lo so, sinceramente. Non so sinceramente che muscolo carente potrei avere. A livello di forza le gambe sicuramente, ma non a livello di dimensioni. Quindi non te lo so dire. Non ho la... Allora, non sono ancora abbastanza... Non ho ancora abbastanza l'occhio per poterti dire queste cose, sinceramente. Pippo, ragazzi, fa troppo schifo. Io lo lascerei qua e terrei Patrick, sinceramente. Anche se dall'altro canto, se preferisco che mi muoia Pippo piuttosto che Patrick. Però vabbè. Lo skip il leg day? No, ma anche perché non ho un vero e proprio leg day. Cioè io faccio squat due volte a settimana e basta, non faccio altri esercizi per le gambe. Cioè alla fine tengo il fondamentale, le gambe crescono. Io di costituzione ho le gambe grosse, cioè io constate che prima di far palestra, prima di tutto avevo già 61 cm di gamba. Che non è poco di diametro. Adesso ho 66-67 tipo. Ma più di così, cioè a me non fanno neanche impazzire. Sono alto 1,83. Allora... Secondo me va bene il team così. Abbiamo anche un tipo psico. Abbiamo anche il tipo psico. Vogliamo subito insieme il psichico? Io ho troppa paura che mi muoia. Beh, no. Cosa ho pensato? E se qualcuno ci avesse Wobba Fett? 122 centimetri di testa. Cosa vuol dire, Davide? Allora, aspettate, fatemi concentrare. Mettiamo un Bertona davanti per sicurezza, che va sempre bene un Bertona. A questo che cazzo gli diamo? Non abbiamo nulla per potenziare le mosse acqua. Purtroppo. Diamo una bacca arancia. Minchia, Teresa al 48, un po' tanto, eh. Diamo la banca arancia anche a Teresa. 22 kg di massa reale, che se ti davo un calcio uno lo ammazzavo. Fa sempre ridere. No, raga, non c'abbiamo più spaccaroccia. Oh no, tocca insegnarlo ad Aldo, sta a vedere. Tocca insegnarlo ad Aldo adesso. Ma Umbertona, vogliamo sprecare spaccaroccia su Umbertona? Ma vabbè. Lo imparano in tanti, la cosa buona è questa. Boh, Teresa ha mosse inutili. Naturoforza, che cazzo è naturoforza? Fammi vedere. Così per capire, secondo me si può togliere. Aspetta, metto forza di perdere al luogo. Per questo edificio, 60. Grotta diventa palla ombra. Gian Pietro, oddio, ma non è male. In acqua diventa... Sott'acqua diventa idropompa. In acqua diventa surf. Oddio, ma è forte, ragazzi! È forte, ma che cazzo? Questa mossa può diventare comete, palla ombra, frana... Terremoto, paralizzante, foglie lama, surf, idropompa. Però è, cioè, molto situazionale. Cioè, tipo in un edificio comete, non lo useremo mai, però tipo in una grotta diventa palla ombra. Terreno roccia, che cazzo è il terreno roccia? Ah, tipo sopra, tipo in montagna diventa frana. In mezzo alla sabbia diventa terremoto. Nell'erba alta diventa paralizzante, ma nell'erba molto alta diventa foglie lama. Che non sai, non è male come mossa. Però... è che in acqua diventa surf.
Boh, non lo so, ragazzi. Cioè, nella maggior parte dei casi è una merda. Cioè, nella maggior parte dei casi è una merda, ragazzi. Le lotte importanti sono negli edifici, non nelle grotte. Anche perché in acqua diventa surf, sì, però quando saremo in acqua, gli allenatori avranno Pokémon acqua. Quindi... No, fake out non si toglie assolutamente. Vai, togliamo Natura Forza, vai. Facciamo così. Anche taglio dovremmo dare. Vabbè che presto non serve taglio, quindi lasciamo stare. Nelle grotte affronti Timidore e Magma. Sì, e comunque per palla ombra dici, cioè ok, non è una brutta mossa. A parte che è fisica in sta gen, ricordiamolo. Che comunque lui ha un buon attacco fisico, però... Boh, mi sembra troppo situazionale, ragazze. Ok, un attimo, faccio shopping dalla vecchia. Ok. Allora, psichico. Minchia, e onda shock no, non impara nessuno, peccato. Fulmine lo imparerebbe, starmi. Diventerebbe il Pokémon perfetto, Patrick. Cioè, tipo qua sopra sarebbe diventato Frana. Allora, ammetto che Cosmoforza è ottima come mossa, però anche Schermo Luce potrebbe aiutarci. Soprattutto perché tipo Palestra Fuoco sono tutti... Cioè, le mosse fuoco sono tutte speciali. Io togliere Cosmoforza, per quanto forte. Boleraggio non posso togliere perché non vado avanti con Idropompe e basta. Anche perché Boleraggio poi verrà sostituita con Surf, ovviamente. Qua abbiamo una cattura nel passo selvaggio. Tanto vediamo chi c'è qua, chi è il signore. Ragazzi, devo portarmi... È pericolosa questa cosa. È pericoloso. È molto pericoloso. Forse per Carlo che lo intimida. Forse con l'intimidate di per Carlo ce la facciamo. Ah, non ho le animazioni, ah, ok. Ok, ok, è intato. Devo rimettere anche le animazioni, sì. Ok. Easy lancia fiamme a questo. Minchia, oh, team esplosione proprio abbiamo qua. Grazie, Nunu Pazzo, per i 7 mesi. Bentornato, Nunu Pazzo. Che poi, detta sinceramente, penso che Piercarlo se la tanchi a meno uno autodistruzione di Pineco. Cioè, nel senso, Pineco quanto attacco ha? Magari Fortress è già un'altra cosa. Però tipo Pineco... è 65 l'attacco, non è poco. Cioè, non è tanto, però... Che Pokémon di merda, by the way. Animazioni. Non è un Pokémon uccello? No, non ce l'ho. Non c'è niente. Ok, combattiamoci anche questo, perché no? Bel bruciapelo. Un bel vital tiro. Ok. Non pensare a me, vai dove vuoi. Va bene, grazie per avermi dato il permesso. Super pozione. Battiamoci anche questi. Swablu. Tac. Tac. Umaro Paras. Vabbè, che meme, ragazzi. Lui si trasforma. Trasformando prende... Però trasformandosi prende le stats di Umbertona tranne IPS. Che è la cosa che rende Umbertona forte. Di conseguenza... È una merda. È una merda. Dovrò vincere la Speed Tie adesso. Magari ha fatto Vital Tiro. Nice. Ok.
Lotta in doppio, ce la facciamo la lotta in doppio, ragazzi. Sono sempre pericolose le lotte in doppio, però... noi ce la faremo, ovviamente. C'è bella cattura, sì. Va bene. Facciamo a lui così non esplode, che poi anche esplodesse, nel senso... è a meno uno ed è un Voltorb. Piuttosto faccio attaccare Voltorb anche con esplosione. Anzi no, facciamo così e lancia fiamme, toh. Mamma mia, i danni di Umbertone, ragazzi. Riduttore. Che mossa ambigua, direi. Lancia fiamme, comete, va bene. A posto. Allora, abbiamo la cattura. Vogliamo farla qui adesso, in questo preciso istante? Io ho molta paura di cosa potrebbe uscirci. Anche perché non abbiamo più Rattatania. Boh, vabbè, scopriamolo, ragazzi. Ho tanta paura in sto gioco. Ah, cazzo, ce l'abbiamo già. Ce l'abbiamo già, quindi nulla ci farà scappare, ovviamente no. Vabbè. Ma a posto. Ha risolto da solo. Ha risolto da solo. Questo pure ce l'abbiamo. Ok. Diciamo che arriviamo dopo a fare la cattura. Vai, prima battiamo sto tizio. Wailord! È tempo di provare Teresa, ragazzi. È tempo di provare Teresa. Cosa ha Wailord al 46? Avrà Zampillo, rompere i coglioni. Sì, Zampillo, riposo inibitor pulsar. Ma che misciotta Teresa. Guarda qua. Fate fodero pulsar. Lo saremo più che attaccati. Quando partiamo con un bel bruciapelo. Tac, che è sempre danno gratis. Guarda qua che pizza, poi è arrivato il crit. Vai con semitraglia. Potentissimo, potentissima Teresa. Vai, go, go, go. Let's go. Teresa devastante. Va bene, Mauro, va bene. Allora, oddio. C'è un sacco di sole qua. Vuoi uno strumento? Perché mai dovrei dartelo, scusa? Ah, niente. Il tizio mi fa paura, è cattivo! Ragazzi, che situazione particolare che c'è in questo centro Pokémon, dico bene? Non ha il Miracle Seme, Teresa? Ah, è vero. E pensate che danni ha fatto comunque. Luoghi ti danno conto per la challenge? Certo, è la cattura che c'è qua. Anzi, potremmo già... beh, che prima vorrei fare la cattura, però... a parte che per fare la cattura devo rifare il giro. Uè, vecchia! No. Poco non so qua dietro. Niente uovo, mi sa. Niente uovo, ce l'hanno tolto. Ci hanno tolto l'uovo. All'Aki. Gioco con gli emulatori e riesco anche a fare scambi, però è stato difficile riuscire a impostare tutto. Allora, niente, proviamo a fare la cattura, ragazzi, che vi devo dire. Però devo rifare il giro, yes. Timido, brutta natura per Teresa? In realtà no, considerando che... oddio, ho preso la Pokéball. Mi pare fosse una pepita quella. Considerando che le mosse sono tutte speciali, quelle importanti ci sta. Va bene, come natura. Esiste qualche guida? Purtroppo no, è quella la particolarità. Già li possiedo questi, però, Diciamo che metto davanti Patrick, così. Però, ragazzi...
Ma non c'è niente, cioè davvero sono solo questi due. Ah, Magmarco! Ma chi è tornato? L'amico Magmarco. Grazie Kaiser Zose, grazie nel sub. Devo aver letto abbastanza bene. Un ritorno gradito, aspettate che controllo. Controllo un attimo il Pokémon, cosa impara. Parte di sta gen purtroppo è un po' una chiavica, perché le mosse roccia non fanno danni, perché essendo fisico lui ha 50 attacco fisico. È un po' che una merda, però già lanciafiamme, va detto. Sassata lanciafiamme, Fran al 48 l'impara. Potrebbe essere comunque un Pokémon interessante per sta palestra, però... Non è un po' rischioso? No, perché non fa... c'ha solo sassata e fa anche schifo, quindi... Tranquilli, tranquilli. Vai, Anna. Rafforzatore. Non gli facciamo nulla, giustamente. Eppure amnesia. Oh, invece qualcosa abbiamo fatto, ragazzo. Un bel crittone. Vediamo un po' se riusciamo a prenderlo. Serra volante, un'ottima domanda. Ragazzi, però non potremmo chiamarlo Magmarco perché è femmina. Mag Sandra? Ci sta, sono voi? Magmarta, va bene, Magmarta. Magmarta sia. Magmarta. Magmarzia. Magmarzia e Magmarta sono entrambe belle. Oh, ma porca puttana. Questi due buchi, dove sono presi in filo le cose dentro. Buongiorno, Fieri. Non è che il segreto lo ammazza questo. E dai, Dio Cristo. Purtroppo non possiedo Ultra Ball oltretutto. Niente, non ce la si può mica fare. Ha messo abbastanza male di Balls. Niente. La stavamo facendo. Con la Pokéball. Grazie Decadenza per i 7 mesi, bentornato. La Timer Ball va ponderata. Vabbè, o lo tengo tanto sti cazzi se me l'addormenta. Ok. Magmarta. Grande Magmarta. Torniamo giù. Vabbè, abbiamo un discreto Pokémon. In realtà è buono per sta palestra. Cioè il fatto che... Ok, va Frana. Non ha attacco purtroppo, ma adesso becchiamo Adamant tipo. Sperando di no in realtà, però... Che schifo, ragazzi. Oddio santo, la natura l'ha rovinato sto Pokémon. La natura l'ha ufficialmente rovinato. Cioè penso, non sto scherzando, penso fosse la natura peggiore che potesse uscire. Perché se c'è una cosa che non vuole sto Pokémon è la velocità, perché tanto non... Anche con la velocità aumentata non outspeederà mai nessuno. Niente, meno attacco speciale, più velocità. È ufficialmente la natura peggiore che potesse uscirgli. Vabbè. Magmarta. Allora, sicuramente Teresa non lo porteremo con noi per questa palestra, o come questo presentimento. Magmarta? Per fortuna per questa palestra non ci interessa l'attacco speciale, per carità. Per questa palestra... Raga, il problema di Pippo è che fa schifo, sì. Allora, dite, ci sta se muore. Il fatto è che non sappiamo come il creatore di questa Crom ha deciso di farlo evolvere. Qualcuno in chat ha detto livello 50 quando tiene la squadra Drago.
Può essere. Non so, non mi ricordo neanche dove e come si ottiene. E non è neanche sicuro che si evolva così. Cloyster. Cloyster, a parte che non so che cazzo di mosse acqua impari, che fanno abbastanza schifo. E poi boh, anche tipo ghiaccio, quindi insomma. Ho googlato, ok. Vabbè, niente, stiamo così. Allora, andiamo così, andata. Van tutti bene i Pokémon qua. Cos'è Smeraldo Scarlatto? Non ho mica mai sentito. Allora, no, psico l'ho già insegnato, ok. Ah, niente, andiamo così, ragazzi. Andiamo così e via. Come siamo messi? Baccaran, Cistroma, Rapido Artigli, Moneta Amuleto, Sabbia Soffice. Ok. 5% di possibilità su Rossi Bagon, dunque non puoi farlo evolvere. Beh, c'è sempre furto, volendo, però... Ok, si entra in palestra, ragazzi. Salviamo. Si entra in palestra. Allora, io vorrei farmi un po' di allenatori, giusto per vedere... un po' come va. Allora, direi cascata. Allora, facciamo uno switch tattico su Pippo. Ok. Purtroppo Pippo lo impara al 49. Idropompa, quindi... Ok, facile. Bene. Pippo al 45. Di qua. Ovviamente non voglio neanche saperlo il pattern, proprio non mi frega niente. Direi che andiamo così. Usi la bici nei grotti. Tornati le memes. Mi piace, mi fa piacere. Kek Leon. Ok, via. Addio Kek Leon. Allora. Via ste due pozioni di merda. Ok. Sì, ragazzi, va bene. King se lo riscambiando, grazie. Grazie che insegnate il culo a cagare. Come diceva un grande saggio. Come diceva un grande saggio. Ok, c'è un allenatore anche qua. Ci fa bene battere sti allenatori. Super pozione, super pozione. Dove sono le super pozioni? Raga, non ci vedo più, sono troppi oggetti qua. Ok, c'è un altro qua d'allenatore. Io intanto vi chiedo perché ho deciso di... Mamma mia, vabbè, ok, ok. Vai, Piercarlo. Facile. Facile. Pazienta, bravo. Bravo ragazzo. Di qua. No, non era di qua. Allora, usciamo un attimo che voglio ricaricarmi i pipis. Andiamo a ricaricarci i pipis. Ah, e prima che mi dimentico, compriamo delle bowls. Sennò qua, prossime catture, le faccio con l'anima del cazzo. Altro che... E fammi vendere anche... Il revitalizzante che non ci servirà, credo, come questa impressione. Ma in realtà abbiamo anche le gassose, quindi ci stiamo a posto. Abbiamo anche le gassose. Qua. La domanda è perché ha fatto fuoco pugno su Seeking? E questa è una gran bella domanda, lo sai? Da
Dai. Ok. Questo va battuto obbligatoriamente. Ok, Anna, let's go. Vabbè. Anna Sweeper, molto bene. Di qua. No. Unlucky. Orco can. Sbagliato. Che bella sta palestra che fa zium zian. Direi qua. Non c'è un allenatore, quindi 50-50. Il microfono mi ha beccato giusto, che è andato a puttane. Buon pomeriggio. Grazie Vlad per i 2 mesi. Bentornato Vlad, bentornato. Bene ragazzi, allora, caramelle rare, level cap 52. Level cap 52, grazie Vlad per i 2 mesi. Ragazzi, abbonatevi al canale per supportare questa sfida, per forcorno. Sapete, potrebbe effettivamente servire? Ah, devo dire che anche doccia scudo per questa palestra il suo perché. Mica doccia scudo più... più schermo luce qua. Teniamolo, può servire per Four Corner, ragazzi. Può svoltarci la partita. È quella mossa che può svoltarci la partita. Adesso salvo, però prima portiamo al 52. Anzi, meglio salvare prima, anche se poi mi sbaglio e porto uno al 53 bestemmio. Quindi facciamo così. Ok. La domanda cos'è il level cap? Se uno non ci arriva vuol dire non sa parlare, penso. Il riduttore, ma non che fulmi sguardo sia meglio. Ok, per Carlo 52. Un Vertona. Movimento sismico. Sapete che non è malissimo il movimento sismico, però non posso togliere niente, quindi starà lì il movimento sismico. Gran fisico ci può aiutare, però Ciapelo abbiamo visto tutti la potenza, vitalità è l'unica mossa che fa da... No. Blocchiamo. È rimasto che il level cap era 100. Sì. Indubbiamente. Molto comoda così. Lo stai portando al 53? È finita. Non vuoi sapere cosa succede se lo porto al 53? Ne va della tua salute! Non posso dirtelo, ti sto salvando, bro. Il tetamoto. Qua togliamo magnitudo, che per quanto possa far più danno di terremoto, statisticamente terremoto è meglio. Grazie a Gran Fisio abbiamo fatto sweeping di Walter. Per favore non dirlo, non lo dirò ragazzi, va successo se arrivo al 53. Poi è finita. Oddio! Si evolve! Allora non serviva la squadra drago. Ottimo. Che livello è? 47. Nice! Una bomba, ragazzi. Ora abbiamo una bomba. Pippo non è più una pippa. Ma adesso la domanda è: imparerai idropompa? Cazzo, potevo fermare l'evoluzione. Raga, perché ho l'impressione che non imparerai idropompa adesso? Fammi vedere la wiki cosa dice. No, al 51, oddio, grazie al cielo. Oddio, ragazzi. Ricordate che su Pokémon, i Pokémon evoluti tendono a imparare le mosse più avanti rispetto ai Pokémon non evoluti. Per quello molte volte si fa così. Lo stesso trucco che si usa per il Metagross, per fare la Torre Lotta al 50, Metagross evolve al 45, ma Metagross non impara a mettere il pugno fino al 53. Metang lo impara al 50. Quindi tu devi tenerti Metang fino al 50, insegnare a mettere il pugno e poi si evolve. Altrimenti non puoi avere Metagross al 50 come mettere il pugno. Meno male che comunque lo impara al 51. Se fosse stato al 53 eravamo senza idropompa. E a quel punto era un ottimo Pokémon. Però con Pistolacqua al 52 sinceramente mi ci pulivo. Luculo. Quindi ora anche Tornado acquisisce un senso, perché comunque è una stab. Via fulmi sguardo. Sì, ma ricorda mosse. Il ricorda mosse lo si sblocca. No, ce l'abbiamo ricorda mosse. Però servono le squamacuore. Arrivederci. Ok. Lì che esperto di Pokémon mondiale. Beh, in terza gen ne so veramente tante. Ma tanto.
Adesso andiamo a fare la palestra, ma prima mi ricordo una cosa. Che domattina, alle 11, mi dispiace ovviamente, rispetto per tutti quelli che avranno la prima prova della maturità, però domattina alle 11 ci sarà una 1v1 Fieric versus Matteo Agostini di competitive VGC 2005, che non esiste ma lo inventiamo noi, su Pokémon Smeraldo. Noi facciamo dei team competitivi e ci giochiamo delle best of free. L'unica cosa è che io sono un intrattenitore e faccio queste challenge. Lui è un pro player con esperienza di non so quanti anni alle spalle di competitive Pokémon, quindi sarà una discreta, come si dice, una discreta sfida per me. Ago ti scoppia, grazie, sono felice che abbiate fede in me. Tipo quella contro Crappo, no, è proprio una sfida stile VGC, proprio competitive, ci siamo fatti i team con pick up X già perfetti. Sarà una sfida veramente suprema. Ira ha fatto tra l'altro 46 win all'azienda lotta, ma in quarta gen, guardate che ragazzi, terza gen e quarta gen c'è tanta differenza e secondo me posso giocarmela su questo. Però poi la vedrete dopo, anche se avete gli esami la vedrete dopo, poi farò fare un video magari. È la stessa cosa la BCS, con la Zapia ha stupito tutti. Ragazzi, ricordatevi una cosa, lo dico a tutti voi, per battere quelli più forti, giocate a cazzo. Perché sapete qual è il problema delle persone molto forti, molto brave? È che hanno uno schema in testa, perché ragionano come se tutto fosse... come se tutto fosse... come si dice? Come se le persone facessero le giocate migliori, ok? Lo si vede anche su League of Legends. Io ho portato Paolo in Iron, non beccavo un singolo grab, perché nella testa di Paolo le persone devi fargli la finta e poi le persone tendono a fare i dodge, tendono a schivare. In Iron tirano dritto, lui mi sa tutti i colpi. Quindi forse il fatto che io sono impredictabile può volgere a mio favore, perché lui magari penserà, ok, lui adesso fa questa mossa, perché è la mossa migliore? Però io non faccio la mossa migliore, io faccio la mossa che io mi sento di fare. Sono imprevedibile, ragazzi. Forse potrei giocarmela così, quindi non mancate domattina. Poi vediamo di farla anche col Pardini, va bene. Allora, calma però adesso. Allora, cambiamo un po' di oggetti qua. Non abbiamo Baccacedro, purtroppo. Non abbiamo mosse, roba che... Non abbiamo l'acqua magica nemmeno. Non abbiamo nulla che ci possa aiutare qua. Sciarpa seta non ci serve a niente. Oddio, sciarpa seta. Allora, la sciarpa seta, a parte che qua ci stava Magmarco effettivamente, però sinceramente non lo porto, ce l'ha benissimo il team così. Anche se Piercarlo effettivamente non so quanto sia utile, però se è un intimidate, è un tipo fuoco, ci sta. Diamo la sciarpa seta a Piercarlo, che comunque c'ha una mossa normale, così la distro a Roma. Possiamo darla ad Anna. E poi, boh, diamo una normalissima bacca arancia. Oddio, diamo una bacca frago, vai. Anche se Pippo non ha grossi problemi. Anche se Pippo non ha grossi problemi a quel punto di vista, perché ovviamente dell'attacco fisico se ne fa niente. Però se mi brucia comunque danno ogni turno, io preferisco non averlo. Ragazzi, allora, ho un ottimo team adesso, ho un ottimo team. Aldo è un po' il punto debole perché effettivamente è debole dal punto di vista proprio della tankiness che scoppia. Però se facciamo schermo luce, se facciamo doccia scudo, ce la possiamo fare. E quindi sì, comunque Patrick, Pokémon tra i migliori che abbiamo in team adesso, assolutamente, fortissimo Patrick. Se Umbertona poi viene scottata, Chef Kiss. Perché parte Guts. E andiamo, ragazzi. Va di Stroma, 10% di possibilità di missare, cioè che l'avversario miss. Andiamo! Tenete i sub per quando vincerò, ragazzi. L'ho detto. Allora mi ha raggiunto. No, aspetta! Allenatore in erba. Bello vedere che hai trovato la strada fin qua. In qualità di... No, aspetta, sono Fiammetta. In questa sede sono il capo palestra. Non osare sottovalutarmi nonostante sia capo palestra solo da poco. Con l'abilità ereditata di mio nonno. Ti mostrerò mosse infuocate a Serafina. Ma che tipo... C'è la Tourette?
Tipo lumi in polvere, sì. Ecco qua, fiammetta con la palma arancione in testa. Arcanine, certo, va bene, ci sta. Ad Anna non frega niente. Allora, Arcanine potrebbe non farci una mossa a fuoco, logicamente. Io comunque un doccia scudo lo sparo. Ci fa ovviamente extra rapido. Ci sta. Ecco qua, ci pisciamo. Golden Shower da parte di Anna, attenzione. Allora, fa parecchio danno. Io direi che ci metto anche io Piercarlo davanti a intimidire. Perché extra rapido rompe un sacco le palle con le mosse. Ok. Ora penso che fare la guerra dell'extra rapido qua non serva a niente. Io adesso abbiamo... Fa meno danno con le mosse normali, fa meno danno con le mosse fuoco. È lo spot perfetto per inserire Patrick. Dolce scudo worka, no, per solo 5 turni sta gen, fa abbastanza schifo. Però mi serve per setappare Patrick. Patrick the Sweeper è pronto. Io non so se bollaraggio basti, purtroppo, ci provo, perché mi sa l'idropompa mi farebbe abbastanza male. Che palle extra rapido. Parecchio palloso, devo dire. A saperlo partivo con Arcanine anch'io. Bacca cedro, va bene. Vabbè, qua me lo fa di nuovo, è l'ultimo extra rapido. Potevo... Avrei potuto mettere di nuovo Arcanine per mandarlo a meno uno, però... Va bene così. Primo Arcanine è andato. Purtroppo ci ha tolto un sacco di vita con Strex rapido, sapete? Hondum. Lui è pericoloso. Lui è pericoloso. Direi che è il momento di Umbertona qua. Direi che è il momento di Umbertona contro Hondum. Meno male che l'ho portata. Beh, come si fa a non portare un Bertona del resto? Ah! Facile! Anche troppi danni, sinceramente. Anche troppi danni, se devo essere onesto. Ci rifà finta. Ok. Assolutamente sì, Angariel. L'ho messo per tankare Umbertona. Subito Charizard, attenzione. Avessimo Thick Fat, mannaggia. Serve Pippo. Serve Pippo. Se non avessimo avuto Kindra qua era molto difficile. Non ci va, lacerazione. Chissà perché non sta usando mosse fuoco, non lo capisco. Primo idropompa ittato, attenzione, un miracolo! Miracolo divino. Beh, Charizard al barretto, ovviamente. Ovviamente. Altri tre, siamo a metà. Torqual. Vabbè. Devo dire che con Pippo è abbastanza facile sta palestra, perché è tank a 4 per... Grande Pippo che non missa. Grande Pippo che non missa. Arriverà Camerupt tra poco. Magmarco. Magmarta, eccola qua. La nostra Magmarta. Beh. Easy, mamma mia. Raga, gli idropompa qua non stanno missando. Ninetales. Pippo. Fai vedere chi c'ha gli occhiali qua. Sì, chi se li ha tolti al massimo. Abbiamo fatto vedere. Va bene! Vabbè, dai. Statisticamente, 1 su 5 è esattamente ciò che dovrebbe missare idropompa. Statisticamente.
statisticamente. GG. Beh, ragazzi, devo essere onesto, cioè, con tutti sti Pokémon acqua era difficile perdere sta palestra, eh. È davvero easy. Vabbè, regà, allora, parliamoci chiaramente, se non... Questa palestra doveva essere facile. Doveva essere facile perché abbiamo un team di... composto a Pokémon acqua contro Fiammetta. È normale. È normale. E non abbiamo usato Aldo con terremoto, esatto. Ecco, forse Aldo era l'unico che poteva morirci perché swap in, boom, si beccava una qualsiasi mossa a fuoco, moriva. Oddio. Brandon, Gian, è da un pezzo che non ci vediamo. Non male la tua collezione di medaglie. Grazie. Occhialoni. Nice, grazie a questi ci vedrò meglio. Posso diventare Zeb 89 finalmente. Il mio sogno si è avverato. Allora, un attimo la mappa, ma certamente. Dagli a Pippo per l'idropompe. Comunque a me piace un sacco Owen, è troppo, troppo avanti come mappa, ragazzi. Poi la cosa bella di Owen è che non ti danno volo all'inizio, devi sgambettare e ti godi la mappa, cioè almeno la vedo così. Anche perché è abbastanza veloce, te lo danno qua a volo. E tra un po' avremo volo. L'unico problema è che non abbiamo i Pokémon volanti. Non abbiamo i Pokémon volanti per volare. Ok. Pepitona, non ti dà un uovo qua? Non me l'ha dato, quindi evidentemente il creatore l'ha tolto. Poi il perché non ne ho idea, però così è andata. Abbiamo anche il Lucatrone adesso. Cazzo è stato. Allora, aspettate che dobbiamo un attimo fare un cambio tattico. Giustamente il cambio tattico, però... Porco can. Orco can! Andiamo su. Dobbiamo rifare il giro, ragazzi, un attimo. Ho dimenticato il Pokémon con spaccaroccia. Allora, andiamo giù. L'ho già comprato, ho comprato 21 Mega Ball. Purtroppo le Ultra Ball ancora non ci stanno. Dovremo attendere. Ok, allora. Il cambio lo si fa qua. La domanda è, chi togliamo? Perché non è scontato. Allora, io trovo sinceramente che Dugtrio sia il peggiore, però ci serve assolutamente un counter all'elettricità. Leviamo Anna, però Anna... Allora, Anna mi piace, quello il fatto. Anna mi piace. So che il Pokémon acqua più debole, però d'altro canto, se mettessimo solo i Pokémon più forti, rischieremo. Secondo me, appunto, anche in vista... Anche in vista di eventuali morti, perché ci sta che muoiano, io toglierei Kingdra. Perché? Vi spiego il perché. Perché Kingdra è un Pokémon acqua drago, il che vuol dire che ha solo una debolezza che è drago, ma ha pochissime difese. Cioè ha pochissime resistenze. Il che vuol dire che è un Pokémon brutto? Assolutamente no, più avanti servirà, però Kingdra... Kingdra, ecco qua, vediamo un po'. Kingdra ha debolezza solo al drago e resistenza a acciaio, acqua e fuoco. Ok, acqua e fuoco sono 4 per, però. E tutte le altre è danno 1 per. Ok, quindi resistenze sono acqua, acciaio e fuoco. Mentre, se andiamo su Starmie... Starmie ha come debolezze buio, che tanca Ariyama. Coleottero, che tanca Ariyama, se non sbaglio lo tanca. Sì, Lotta tanca Coleottero. Elettro... che para Dugtrio, Erba che tanca Arcanine e Teresa, e Spettro che in realtà non tanca nessuno, ma sti cazzi, ce ne sono due in croce. D'altro canto invece abbiamo acciaio, acqua, fuoco, ghiaccio, lotta e psico. Lotta e psico sono delle tipologie al quale ancora non abbiamo counter, o meglio psico sì, abbiamo Teresa attualmente, ma lotta non abbiamo nessun counter, quindi fa comodo tenere Starmie. Io preferisco, in vista di ciò, avere più coverage possibile a livello di difese, quindi togliamo Pippo. Eh.
Recuperato la Edoimore Rossella. Purtroppo anche i migliori ci abbandonano ogni tanto. Ok, Teresa pure al level cap. No. Ritiriamo. No, non così tante. Ritiriamone. No, così. Giusto avere una stack pronta per quando sarà il momento del level cap, che comunque sarà tra un bel po'. Allora, adesso abbiamo le catture. Abbiamo delle catture. Ho paura? Sì, vabbè. Andiamo un po'. Uffa, non mi saluta. Antocast, grazie il premio. Scusa bro. Sai che ogni tanto. Catturone! Ah! Che Pokémon di merda. I Pokémon di merda. Cioè tipo Shiftry però peggio. Allora, vediamo un attimo la differenza tra Shiftry e Cacturne. Allora, ma poverino. Cioè allora, non è un Pokémon che mi piace sinceramente. Allora, parte il presupposto da un sacco di debolezze. Shiftry ha 90, 100, 60, 90, 60, 80. Ok, forse hanno entrambi schifo. Cacturne invece ha 70, 115, 60, 115, 60, 55. Allora, a me sta bene che un Pokémon abbia poca resistenza, ok? Ma che sia tipo Sweeper, ovvero che fa tanto danno e lo fa, e sia veloce. Cacturne fa tanto danno, ma è una cioè è lentissimo. 55 velocità è pochissimo. È praticamente veloce come un Bertona. Ed è anche un grissino. Cioè, addirittura Shiftry ha un po' meno di danno, però più HP, stesse difese, ma è anche più veloce. Non sto dicendo Shiftry pure un Pokémon di merda per quanto mi riguarda, però proprio brutto. Vabbè. Aspetta che voglio un attimo vedere anche che mosse abbia Cacturne, che qua poi... Cioè che Cacturne però ha pugno spina, che è relativamente forte. Fa ridere poi che ovviamente danno speciali in terza gen. Pugno spina è forte, ecco, l'unica cosa è questa. L'unica cosa di Cacturne è che ha pugno spina, che è forte. Al 41, e Cacturne è al 41, quindi ha pugno spina. Pugno spina, punte, finta, radicamento. Hanno un po' che cacare, però ce lo prendiamo, quindi metti caso muore Teresa, noi abbiamo un altro Pokémon adatto. No, poi ha troppe debolezze. Grazie a Smooth per il Prime, benvenuto. Raga, ma dov'è la pioggia di sub che ho chiesto per la vittoria? Pioggia di sub, abbonatevi gratis con Amazon Prime pagando 3,99, non ve ne pentirete. Extreme Speed, tac. Rossetta le punte. Capirai, contro la CPU che non swappa mai. Grazie, grazie. Mega Ball. Mi scala Nova su Twitch. Nova XCTV. Ah, no! Beh. Grazie Giulio, grazie il sub, benvenuto tra i raga. Benvenuto tra i raga. Ah, santi Dio. Questo rischia di killarci pure, quella è la cosa. Ultima Mega Ball, ragazzi, sennò poi ci ammazza. Non abbiamo nessun altro Pokémon da mettergli contro. Beh, c'è un Bertona. Ok. Direi che qua si swappa. No, c'è Teresa, easy. Vediamo quanti danni prende da spine. Vabbè. No, radicamento, che palle. Vabbè. Mega Ball.
Vediamo chi è il Pokémon più schifoso dei due, ragazze. Ci vediamo a un prossimo video. Roar, Tigrotti. Ce l'abbiamo fatta. Lo chiamerò Ambrogio. Eh sì. Ambrogio. Piace. Grazie Dodo per il Prime. Benvenuto tra i raga. L'ennesima roccia. Ok, no, ecco qua. Graveler che fa kaboom. Direi proprio di no. Via. Direi proprio di no. Lucrezia. Sì ragazzi, sì sì sì, purtroppo. Ennesima roccia spaccata. Sarebbero da contare. Anna ce l'ha distro a Roma. Anna si becca il moneta amuleto. Ma ce l'aveva Patrick. Vabbè, la Patrick si becca a distro a Roma. Ok. Allora, andiamo di repellente adesso. Abbiamo un super repellente e qualche ok, facciamo che andiamo a comprarli. Tiriti, ti 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 ti. Non ci sono. Addio santo! Cosa è successo? Non ci sono repellenti. Molto male. Quando prima ho detto che sono felice perché volo te lo dà più in là, ritiro tutto. Ah no, là l'autore allenatore non ci può ancora andare. Vabbè. Abbiamo, no, un repellente o un super repellente, non si può. Devo andare a prenderne altri. Se no ci rompono il cazzo questi, poi c'è la sabbia che ci fa il chip damage tutte le volte. Tocca andare qua. Oui, 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 oui. Ok. Super repellente, ok. Vado da vendere la pepita anche. C'è il suo e ci sta Crowdon. Più o meno. La Nintendo Switch con lo scafo. Ciao Fieric su Pandora, che mod usate per la chat vocale trattino basso? Grazie Giammi per i 10 mesi. È un plugin chiamato Plasma Voice. Usiamo prima il repellente merdoso. Polvo stella. Vai, facciamoci un po' di allenatori qua. Minchia, il 52 inizia a essere potenti, ragazzi, qua. Inizia a essere belli. E vai Teresa, vediamo che intro forza ha. Ma porco! Ti pareva che doveva avercelo super efficace dentro di me? Qua sarà. Ah beh, è vero, effettivamente c'ha 1000 debolezze Teresa, quindi. Essere fuoco, volante, lotta, coleottero, qualsiasi cosa. Sarà volante, secondo me. O lotta. Oh. No, no, no. Sì, sì, va bene, va bene. Non ha trappo arena. Va bene. Meno male. Meno male. Andiamo a curarci. Niente Graveler questa volta. Ok. Minchia, bisogna stare un sacco attenti a sti allenatori. Poi c'hanno tutti i Pokémon livellati come i miei, eh. Cioè, non scherzano. Tutti già al 50 e passa. Qua sopra
Swallow. Abbiamo qualcosa? No. Vabbè. Becca cascatona, super efficace oltretutto. Gligar. Prima che mi guardi il tizio, diamo una bella gassosa. Ok. None Cacturn. Vabbè, eccolo lì con le punte. Blu bastardo. Quello potrebbe farsi esplodere, ragazzi. No, fa Cosmic Force. Ah, easy, crittato. Ah, facile. Ma come fallisce? Ah, è vero che c'ha sabbia... Sabbia velo si chiama, mi pare. Si minchia, ma è un continuo dover curare i Pokémon qua. Giustamente. È un continuo dover curare i Pokémon. Ah, super pozioni. Se penso a Crown Platinum con starter e tre piccioni leggendari, una merda. Senso ha. I leggendari sono belli appunto in quanto leggendari. Perdono completamente di valore. Vabbè. Abbiamo il meme qua. Qua non c'è la torre miraggio. Claydol. Speriamo non si faccia esplodere il ragazzo, dico bene. Altrimenti avremmo perso Anna. Cacnea di nuovo. Vai per Carlo. Via. Sandshrew, ok. Sempre Anna. No, ok, l'altro Sandshrew, va bene. Mettiamo un altro repellente. Poi nelle rocce... C'è qualcosa di invisibile, adesso non so in quali, perché poi, oltretutto, in questa ROM sono state anche modificate un po' di cose. Quindi, cioè, intendo proprio i percorsi, quindi non è detto che ci siano. Polvo stella. Vabbè, comunque non c'è la torre miraggio, quindi... Andiamo a curarci. È che poi ho scoperto che non è sempre certo che esca la torre miraggio, sapete? Non è sempre certo. L'ho scoperto nella challenge con Creepy, l'ho sempre trovato al primo tentativo, ma non è scontato che esca subito. Pensate voi. Come no? No. Infatti, visto, non mi è uscita. Ma l'ho scoperto nella challenge con Creepy, a me usciva sempre al primo tentativo. Poi Creepy mi ha detto, ah, io non trovo la torre miraggio, l'ho dovuto fare dentro fuori 5 volte. Io dico, ma come? E ho scoperto che non è scontato che ci sia. Vedete? Non è scontato. Che roba. Quante cose che si imparano, vero ragazze? Poi sempre dando per scontato che il tizio che ha fatto la ROM non abbia cambiato qualcosa, perché... Magari, sapete. Anche se non avrebbe senso toglierla, però capisco che magari per qualche errore l'abbia... Ma questo l'avevo ancora battuto. Ah, ok, vabbè. Ma come è morso crit, ma... Non lo so, ragazzi, non mi sta uscendo, vedete? Non mi sta uscendo la torre miraggio, quindi... Potrei anche pensare che il tizio... Cioè, che in questa crom non ci sia per qualche motivo. Boh. Chat, mi sa che non c'è. Mi sa proprio che non c'è. Vabbè. Perché toglie? Ma magari per errore, non lo so. Infatti non ha senso.
Però mi verrebbe da dire che è stata tolta per un errore. Ma non li avevo battuti sti tizi? No, a quanto pare no. Mi sono dimenticato. Vabbè. Oddio, Nidoqueen che tank. Antidoto, antidoto, antidoto. Eccolo qua. 7, no. Bom. No, ragazzi, andiamo a dire che la sia stata tolta e basta. Vabbè, amen. Faremo senso. Faremo senza. Avrei potuto curarmi anche dalla vecchia. Hai parlato di cerca fossi, in teoria di prima parlare con lui, davvero? Ma da quando? Ho fatto un sacco di run senza mai parlarci con quel tizio. No, no, non dite cagate, ragazzi. Iniziamo con le leggende metropolitane, grazie. Ok. Ora, in teoria, bisogna tornare dal babbo e battere la prima nonché quinta palestra. Torniamo. Tuturu turu turu tu. Sperando che ci sia ancora il tizio, il marinaio qua. Mica, quando ho dovuto fare sto percorso senza collisioni nella challenge con Creepy. E cardio palma. E abilità a Teresa. Clorofilla, giusto. Cioè, se avessi pensato un secondo ci sarei arrivato da solo. Turu 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 turu. Vai, signor Marino, andiamo, let's go. Petalipoli, brum! Ok. Vuoi scendere presto i Mauro Sassi? Allora, se intendi... Se la domanda è sai chi sono... Che domanda, ovvio. Se la domanda è li conosci a livello personale, no, non li ho mai conosciuti. Ha avuto sfiga, non è stata tolta, ok. Vabbè, niente, ragazzi. Allora, quinta palestra. Quinta palestra. Level cap 55. E Anna rischia di passarlo, quindi vabbè. Ma ci penseremo nella prossima live. Grazie a tutti per essere stati in live, ragazzi. Amici, è tempo di salutarci. Piangete, ma non troppo. Grazie mille a tutti per essere rimasti in live. Noi ci becchiamo. Allora, stasera non mi dispiacerebbe prendermi una pausetta. Sinceramente, non mi dispiacerebbe prendermi una pausetta, ragazzi. Voi sapete che magari all'ultimo cambio idea mi dico, ma sai cosa? No, vado in live lo stesso. Quindi per stasera non vi assicuro che ci sarà la live. Ma domani mattina, per chi ovviamente... sarà in live e non sarà a fare l'esame della maturità, in caso buona fortuna. Domani mattina ci sarà l'1v1 in stile VGC, quindi competitivo Pokémon, contro Matteo Agostini, che vi raido anche. Magari vi dirà anche lui. Oltretutto oggi pomeriggio dovremmo sentirci per organizzarci. Domattina 1v1 contro Matteo Agostini, il competitivo di terza gen, best of three, sì, ma faremo... Poi ovviamente stiamo preparando più di un team, eh. Faremo sia sfide serie che sfide meme. Vediamo un po' che fare. E ragazzi, buon appetito a tutti. In caso ci becchiamo domattina, se non ci becchiamo stasera, contro Matteo Agostini. Guai a voi se mancate. Ciao belli, buon appetito.